che altri fattori che entrano in gioco da questo punto di vista sono ad esempio i condizionamenti genitoriali. Ad esempio, nelle relazioni sentimentali, magari se una ragazza ha la madre che, come dire, il condizionamento genitoriale, no? La madre e i genitori non vedono l'ora che lei sia sistemata. E glielo ripetono, no? Già da piccolo dicevano, dai, poi cresci, ti sposi. Allora, lei ha assimilato nell'area sentimentale affettiva questo obiettivo di sposarsi, no? Quindi la sua parte logica va alla ricerca di quello che se la vuole sposare, però poi si innamorerà e starà magari con persone se ha sviluppato, diciamo, un aggancio sul desiderio che non se la sposano. E lei si lamenterà sempre, ma non è che il fatto di sposarsi è un'idea che è nata da lei, diciamo così, magari è un'idea che gli hanno messo in testa i genitori, perché molti genitori, anche indirettamente, no, ti dicono, vabbè, ma una ragazza, una donna deve sposarsi, prepara il corredo, è giusto che una donna trovi un buon partito, no? Una volta dicevano trovi un buon partito, si sistemi, faccia questo. Magari te l'hanno detto, te lo dicono, sono in forma, oppure magari tutte le tue amiche si sposano e tu che vivi la competizione con le tue amiche, vedi le tue amiche che si sposano e tu resti... E tu resti lì, ah, Michela Venoso, ciao Michela, e tu resti lì un po' fregata, no? Quindi sono tutte varie situazioni che si possono manifestare, no? Nella tua testa magari c'è quello, e però poi di fatto ti innamori di chi non ti dà quello che tu vorresti. Non è che quello che desidera si illude facilmente, quello che desidera si nutre di illusione, perché se avesse, se non fa, e quindi chi esattamente chi si aggancia sul desiderio spera, no? Spera, si sogna il matrimonio da favola per dire che non avverrà mai, magari. Sogna il matrimonio da favola che non avverrà mai, sogna una storia d'amore che non verrà mai, sogna, vale solo su ciò che coinvolge. Beh, no, certo, questo vale solo quando una persona ti ha stimolato emotività. Se una persona, ripeto, la prima fase è di stimolazione dell'emotività, ma per autostimolare emotività devi presentarti nel modo giusto. Cioè, se capisci dalle prime battute che è una persona che si aggancia, facciamo l'esempio delle donne verso gli uomini, hai capito che quell'uomo lì si aggancia sul desiderio. E tu devi fargliela annusare, non devi dargliela e poi tirarti indietro, essere sempre un po' in fuga, essere sempre un po' in fuga, perché se uno si aggancia fortemente sul desiderio, tenete presente che soprattutto all'inizio basta poco possesso e si sgancia subito, non devi neanche andarci a letto, basta che ne so, vi baciate, fate così, lui si sgancia subito, se ti vede, appena ti vede coinvolta si sgancia, perché? Diciamo, già riceve questo come un possesso sufficiente, diciamo così, e andrà a cercarsene un'altra che invece non sarà così disponibile. Quanto durerà e quale periodo? Di che periodo ti riferisci? Quale periodo? Il periodo in cui tu scappi? Ma deve durare tutta la vita, cioè nel senso che devi sempre dargli un po' di meno e un po' dopo rispetto a quelle che sono le sue esigenze logiche. Un iperlogico, beh, può comportarsi un iperlogico emotivamente nel campo sentimentale se nel campo sentimentale è accorto di emozioni. Cioè, ecco, l'iperlogico, domanda interessante, domanda di Stefano Gatto, un iperlogico può manifestare la sua parte emotiva in modo plateale, se in quell'area lì della sua vita è sotto dose emotiva, cioè se non vive proprio nessuna emozione, allora per quanto sia iperlogico, la parte emotiva prende comunque il sopravvento, perché dicevo come a me non mi fai mai mangiare cibo e quindi prende subito il sopravvento. Quindi questo, ma tu, Beata, abbiamo già spiegato quali sono tutti i problemi che hai. Beata, te l'ho già detto quali sono i tuoi problemi. Tu la fai annusare, ma tu la fai annusare all'iperlogici normalmente e li generi per il tuo comportamento, loro capiscono che tu non sei la donna giusta.
perché gli dici che non lavori, gli dici che non vuoi lavorare.